Nato a Pieve di Cento il 12 maggio 1928, bolognese di adozione, Franco Cavicchi è stato uno dei più popolari pugili italiani degli anni 50. Idolo di Bologna, Cavicchi, che vediamo impegnato contro l'inglese Bygraves, è stato un peso massimo di buon livello internazionale, dotato di grande potenza ma piuttosto discontinuo, frenato da una tecnica non particolarmente raffinata. Dopo il ritiro di Marciano, il titolo dei pesi massimi è passato nelle mani del giovane Floyd Patterson, campione olimpico a Helsinki nel 1952. Qualcuno in Italia comincia a sognare per il pugile italiano un futuro di alto livello. Prima il titolo europeo, poi la scalata al titolo iridato. Agli incontri di Cavicchi il pubblico accorre in massa, ma non sempre l'entusiasmo dei fans viene ripagato. Contro Bygraves, infatti, la vittoria arriva solo dopo una dubbia squalifica a molti parsa immeritata. Soprannominato dai tifosi Emilian Bull, il toro dell'Emilia, Cavicchi conquista il titolo europeo dei massimi il 21 luglio del 56 allo stadio Dall'Ara di Bologna contro il tedesco Neuhaus. In attesa della rivincita si presenta sul ring di Milano per un match di rifinitura con Schiedler. La vittoria, al termine di 10 riprese non esaltanti, premia Cavicchi che ancora una volta ha faticato contro un pugile di seconda schiera. Ed eccolo, Heinz Neuhaus di Dortmund, che sale sul ring di Bologna per tentare di rientrare in possesso del titolo europeo, a un anno dalla prima sfida con Cavicchi. Dopo un inizio prudente fatto di schermaglie a centro ring, è Cavicchi a prendere l'iniziativa, colpendo ripetutamente il tedesco ai fianchi per minarne la resistenza. Nel corso della nona ripresa, un preciso sinistro di Cavicchi piega le gambe a Neuhaus che crolla al tappeto.
Alla ripresa, il campione italiano si scatena, colpendo ripetutamente lo sfidante con veloci e potenti combinazioni che atterrano altre due volte il tedesco nel corso del decimo round. Le due vittorie europee su Neuhaus resteranno per Cavicchi i momenti più belli di una carriera chiusa con un palmarès di tutto rispetto. 71 vittorie da professionista su 89 incontri, 45 delle quali prima del limite. Il titolo mondiale per lui sarebbe rimasto un sogno.